Vittorio Albomano è considerata la porta del Parco Gran Sasso Laga. Circa 8.000 abitanti, situata sulla riva sinistra del fiume Vomano, la cittadina affianca un agglomerato urbano e un pregevole impianto medioevale. La località ha vissuto certamente un'epoca romana e si chiamava Mons Aureus, da cui l'attuale denominazione. Il centro storico di Montorio ha subito gravissimi danni dagli ultimi eventi sismici, danni che hanno determinato spopolamento e desolazione. Il 20 e il 21 settembre prossimi si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale e per eleggere il nuovo sindaco dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra guidata da Ennio Facciolini. Essendo Montorio un comune con meno di 15.000 abitanti, si vota con un sistema maggioritario a turno unico, viene eletto cioè chi ottiene il maggior numero di voti. Tre candidati sindaci in corsa, Fabio Altitonante, Alessandro Di Giambattista ed Eleonora Magno. Scopriamo chi sono. Classe 1974, Fabio Altitonante è vissuto a Montorio fino alla maturità classica. Si è poi trasferito a Milano per laurearsi in ingegneria gestionale. Qui ha iniziato una carriera politica nelle fila di Forza Italia che lo ha portato ad essere eletto nel 2013 e nel 2018 consigliere regionale della Lombardia. Fabio Altitonante, il suo slogan, la forza del fare. Quale sarà questo fare? Ricostruire Montorio. Oggi siamo in uno scorcio del Colle, fino al 2009 ci vivevano 1.000 persone, sono passati più di 10 anni, siamo ancora a zero. La ricostruzione è ferma. Migliaia di cittadini non vivono più a Montorio, non ci sono più servizi per attrarre i turisti e in ultimo Montorio nemica delle imprese. Non si creano posti di lavoro da anni. Montorio deve tornare amica delle imprese perché i giovani è giusto che abbiano loro opportunità e una speranza di lavorare a Montorio. Cosa è mancato a Montorio in questi anni? È mancata una strategia, una visione e la forza del fare. Ultimi anni solo a litigare, nelle altre due liste dei candidati vedrete tutti i protagonisti dei due commissariamenti. L'ultimo commissariamento lo ritengo vergognoso. Mentre in Italia morivano 200 persone al giorno e tutte le famiglie erano in lockdown, e persone a cui non arrivava la cassa integrazione erano rimasti coi soldi contati e c'erano 300 famiglie a Montorio che chiedevano il buono spesa, 7 responsabili hanno firmato il commissariamento. Le novità del suo programma quali sono, se le volesse condensare in poche parole? Non sono un marziano, non ho la bacchetta magica, però quando hai la forza del fare e il comune di Montorio ha tutte le risorse all'interno del proprio bilancio che non sono utilizzate da anni, abbiamo una visione chiara sulla ricostruzione e la faremo nei prossimi 5 anni, abbiamo una visione chiara su come far tornare le imprese a Montorio e abbiamo una visione chiara su come attrarre i turisti. A Montorio non c'è nulla da inventare, abbiamo una posizione strategica straordinaria, siamo a mezz'ora dal mare, mezz'ora dal lago, mezz'ora dalla montagna e abbiamo il fiume Vomano. Bene, partiamo dalla valorizzazione di quello che abbiamo, con l'accessibilità alle infrastrutture, le piste ciclabili, il lungo fiume e poi abbiamo anche diversi stabili dove sono già pronti i finanziamenti. Pensate all'ex ragioneria Pascal, ci sono 4 milioni di euro per la ristrutturazione, quello diventerà il centro servizi porta vera del parco di Montorio, dove faremo squadra con tutti i comuni del parco, ma anche con i comuni costieri. Ho già sentito sindaci della costa, sono entusiasti perché ci sono tantissimi turisti che fanno una settimana al mare, ma 2 o 3 giorni a Montorio per scoprire il nostro entroterra sono entusiasti. Dei suoi competitors cosa pensa? No, penso che sono persone per bene, che però rappresentano un po' i disastri di Montorio, perché sono le stesse persone che si sono candidate per 5-6 legislature, hanno avuto la loro chance, non sono riusciti a dare una svolta a Montorio, oggi Montorio è distrutta, abbandonata, con un destino forse segnato, che è quello del declino, della desertificazione. Se le persone, i cittadini vogliono il cambiamento, io credo che il cambiamento sarà solo con noi. Un appello ai montoriesi. Un appello ai montoriesi che una prima vittoria già l'abbiamo ottenuta. A Montorio è tornata la voglia di ascoltare perché nessuno più credeva alla politica, perché quando si presentano le stesse persone con le stesse facce, con gli stessi programmi e non hanno fatto azioni negli ultimi 10 anni non ci crede più nessuno. A Montorio è tornata una speranza di cambiamento e se ci darete fiducia noi Montorio la riporteremo al posto che merita, uno dei comuni più importanti della provincia di Teramo.
Alessandro Di Giambattista è stato già sindaco di Montorio Alvomano anni fa in rappresentanza del centro-sinistra. Oggi ha deciso di lanciare un proprio progetto politico civico aperto all'adesione di tutti i soggetti di estrazione democratica e moderata presenti sul territorio. Vogliamo ripetere il suo slogan? Competenza, esperienza, affidabilità. Ecco, esperienza perché? Perché lei è già stato sindaco di Montorio. Sono stato sindaco 10 anni a Montorio e 10 anni assessore, quindi penso di poter spendere la mia esperienza a favore del comune di Montorio, perché dopo 2 commissariamenti consecutivi ritengo che Montorio abbia bisogno di stabilità e di un'amministrazione che duri 5 anni per portare a termine i progetti che ci prefiggiamo. I progetti del suo programma? Principalmente c'è il bisogno di far ripartire la ricostruzione per riportare a Montorio quanti più residenti possibili. Dopodiché un intervento serio sul centro storico, un rilancio del centro storico, un rilancio del lungofiume. Il primo progetto di lungofiume, quello utilizzabile, è stato inaugurato dal sottoscritto nel 2005, quindi io credo fortemente in questo progetto. Poi rimettere Montorio al centro degli interessi della provincia di Teramo e quindi soprattutto dell'entroterra teramano attraverso un ricollocamento di Montorio negli assi della viabilità veloce, quindi la costruzione di un casello autostradale che guardi verso Montorio, e il prolungamento dell'80, un potenziamento del distretto sanitario di base, perché con la costruzione del nuovo ospedale abbiamo bisogno di un presidio sanitario forte nell'entroterra, un discorso di attenzione alle fasce più deboli della popolazione attraverso il rilancio del centro diurno di Villa Brozzi per diversamente abili e un'attenzione particolare anche agli anziani. Dei suoi avversari politici cosa dice? Sono persone ovviamente rispettabilissime. Eleonora Magno è una dirigente scolastica che ho avuto modo di apprezzare quando ho fatto il sindaco, perché c'è stato un attimino di accavallamento, se così possiamo dire, tra me sindaco e Eleonora dirigente scolastica. Però non condivido il progetto, in quanto nella sua lista vi sono persone che ormai hanno più volte proposto la propria candidatura anche a sindaco e sono stati bocciati dall'elettorato. Per quanto riguarda altre persone, sono coloro che hanno determinato la caduta dell'amministrazione Vicenta, perché Vicenta aveva in animo di rientrare all'interno del PD e adesso si sono alleate con il PD, quindi in questo noto una certa contraddizione. Per quanto riguarda Fabio Altitonante, ritengo che non potrebbe fare al meglio il sindaco di Montorio Alvomano, perché ha altri impegni che tutti conoscono nella regione Lombardia, in quanto è consigliere, quindi potrebbe garantire poca presenza nel comune di Montorio Alvomano, cosa che in questo momento storico è necessario per stare vicino ai cittadini e alle loro necessità. Un appello ai montoriesi. Votate la lista Impegno Comune, perché come detto noi siamo competenti, esperti ed affidabili e possiamo garantire la stabilità di cui Montorio necessita. Eleonora Magno, 50 anni, laureata in lettere all'Università di Padova con 110 e lode, dirigente scolastico da circa 8 anni dell'Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto e reggente, sino a pochi giorni fa, del liceo artistico Grue di Castelli. È la prima volta che approda in politica ed è sostenuta dal Partito Democratico e da una buona parte del centro-sinistra. Eleonora Magno, il suo slogan recita insieme con slancio verso il futuro, ma quale sarà questo futuro secondo lei? Un futuro di ricostruzione globale, questo vorrei precisarlo, quindi non soltanto ricostruzione di edifici privati e pubblici, che pure sono una necessità impellente, che tutto riprenda immediatamente forma e che si consenta a chi è andato via dopo gli eventi sismici di rientrare, è la priorità. Lei che promesse fa?
di avere un progetto che integri una serie di interventi. Gli interventi devono partire tutti contemporaneamente, ricostruzione certamente fisica, attenzione al decoro e quindi alla manutenzione ordinaria non solo del centro ma anche di tutte le frazioni di Montorio, perché deve essere un luogo con caratteristiche di servizi, di attenzioni che rendano alta la qualità della vita. E tutto questo deve favorire il turismo, un nuovo modo di fare turismo. Noi puntiamo al turismo verde, al turismo lento che è espressione cui tengo perché in opposizione a un'idea di sviluppo che si accordava con il progetto autodromo-motodromo e invece qui noi lavoreremo sul recupero dei sentieri, del tratturo, delle mulattiere per creare un circuito che si metta d'accordo con il turismo agribio, con una filiera corta di produzione aziendale e quindi far fiorire quelle che sono le nostre vocazioni. Allora, lei è una donna, questa novità come è stata presa dai montoriesi? Secondo me come la vera ventata di novità. Dei suoi avversari che cosa ci dice? Che hanno appunto un vecchio modo, un vecchio sistema di fare politica e quindi anche nel loro programma sentiamo parlare di grandi opere, una cabinovia esosissima da Cusciano fino ai Prati di Tivo, come se potesse essere questo a rilanciare il turismo, oppure ancora ritirare fuori dai cassetti vecchi progetti che per carità semmai potessero realizzarsi potrebbero anche eventualmente avere delle conseguenze positive, ma sono inattuali. Un appello finale ai suoi elettori. Date una possibilità a Montorio, è il momento cruciale. Ci saranno anche fondi importanti, anche una parte dei cospicui fondi del Recovery Fund andranno a alimentare la strategia nazionale aree interne. Qui nessuno ne ha capito la portata e invece questo sarà il modello che noi seguiremo per far rivivere questo paese. Quindi la serietà, la competenza, l'affidabilità dovrebbe essere in questo momento un argomento decisivo perché i cittadini montoriesi scelgano alle prossime elezioni Montorio guarda avanti ed Eleonora Magno sindaco.